Ciao ragazzi, dopo un sacco di tempo ho deciso di togliermi lo sfizio. Potete notare le zucche all'orizzonte, quindi si sta parlando di tardo ottobre, quindi molto tempo dopo l'uscita di Stormblood. Mi accingo a fare le due quest che sbloccano i due nuovi job. Avrei dovuto farlo molto prima, poi mi sono lasciato trasportare da tutte le altre cose che c'erano in questa espansione e ho lasciato poi indietro questo lato. Quindi io inizio a parlare con un personaggio che si trova qui davanti al cristallo di Hulda, vedete laggiù in fondo. Parliamo con questo cittadino di Hulda. Allora, vedete che ci darà l'anima del samurai, quindi la pietrina da mettere in basso a destra, ci darà la prima katana di livello 50 e già una, penso che sia una sorta di AF, quindi un'armatura dedicata a questo job. Noi accettiamo. Ci parla di un eccezionale spadaccino proveniente dalle zone orientali. Ok, vediamo se riusciremo a incontrarlo. Molto probabilmente sarà il nostro mentore. Sì, ci dice già che dice di essere un samurai. Allora, dove dobbiamo andare? Devo parlare con questo maestro dalla lingua d'argento, che sicuramente si troverà a Kugane. No, si trova nell'altra zona di Hulda, sì, anche perché giustamente il cittadino ci diceva che l'aveva incontrato, quindi non poteva essere molto distante. Quindi adesso io mi teleporto nell'altra sezione della città per incontrarlo. Vediamo, andrò. Vabbè, io normalmente mi sposto sempre alla Gilda degli Weaver per poi da lì andare a cercare, perché comunque non ho ancora preso abbastanza confidenza dopo anni, con i teleport che ci sono all'interno di Hulda. Comunque, ho scelto bene perché me lo trovo su questo piano, perché la seconda parte di questa città è di fatto su due piani, quindi mi trovo spesso a dover buttarmi giù. Da quella passatoia che c'è là sopra, che potete vedere, buttarmi giù in questa piazzetta per poter raggiungere tutte le cose che sono in basso. Quindi io faccio che teleportarmi direttamente in basso e semmai salgo. Allora, dobbiamo andare qui, in questa specie di arena. Notate la presenza costante di riferimenti ad Halloween, non si risparmiano mai, anche se poi in realtà ci siamo resi conto che sono cose che sono uguali tutti gli anni, non cambiano mai, quindi in realtà li hanno fatti solo un anno per poi ricopiarli pari pari. E una cosa che mi è spiaciuta è che anche le città nuove non sono state riempite di addobbi, quindi a differenza delle tre principali, Kugane, Idilshire per esempio e anche Foundation sono privi di riferimenti ad Halloween. Parliamo con questo ragazzino, che è lui il Silver Tongue Showmaster. Ah, probabilmente lui è soltanto il presentatore, immagino. Ci fa parlare con qualcuno che mi pare che sia qua dentro. Qua non si passa. Qui però si scende. Eccolo qua, è questo lo spadaccino, quindi è questo il maestro. Allora, parliamogli e recuperiamo tutte le ricompense. Questo anziano riconosce la nostra aurea, quindi ha un che di proprietà di capire la presenza eventualmente del potere dell'eco, del potere di Adeline che noi portiamo con noi. Lui si chiama Muso Sai ed è un samurai di Higashi. È un samurai e i samurai sono degli spadaccini orientali e la katana è la loro arma. Ci dà cose? Ah, riceviamo già tutto. Benissimo, così possiamo
immediatamente mutarci in samurai. Poi ovviamente ci saranno, che bello, Samurai Unlocked, ci saranno altre missioni che ci porteranno avanti. Allora funzionerà come sempre, immagino ogni tot livelli avrò riferimento e dovrò tornare da questo personaggio per continuare il mio addestramento. Quindi cosa farò? Io dopo aver registrato, quindi questa cosa la farò ovviamente anche con Red Mage, dopo aver registrato questa prima parte, poi più avanti, magari eventualmente quando avrò sotto mano le varie missioni, le farò tutte insieme e le unirò in un video. In questa maniera avrò un video soltanto per l'evoluzione del samurai, uno solo per l'evoluzione del Red Mage. Quindi il mio obiettivo è quello di raggiungere il livello 70 con entrambe le classi e farvi poi vedere tutte le quest relative al loro, ai loro vari step. Allora, per cambiare job devo andare a selezionare la katana ed equipaggiarla. In questa maniera io sono diventato samurai. Poi, adesso sono purtroppo ignudo proprio per il fatto che non ho ancora utilizzato la cesta per ottenere tutto l'equip, quindi la uso. Vediamo un po' dove mi è apparsa la roba. Penso che mi sia apparsa direttamente nell'inventario. Quindi io facendo così mi trovo un po' di tutto. Allora, vediamo un po'. Questo qua è appunto la... A parte la cintura e i gioielli, questa è la veste del samurai di livello 50 che ci viene dato all'inizio. E devo ammettere che è molto bella. Non, è solo esclusiva per il samurai, quindi non posso passare questo glamour, chiamiamolo così, a altri job. Sono di livello 82, mi manca una collana, perché io chiaramente ho collane tutte superiori a livello 50, anche i gioielli, ho delle schifezze, quindi cercherò poi di craftarmelo, crearmene delle altre, in maniera da essere leggermente più performante. Il gauge è presente, ma adesso levo il riferimento, quindi una volta quindi ottenuto questo, che bello che è. Ora che sono diventato samurai, vedo che è disponibile la prima missione samurai, ma come vi dicevo, le farò tutte assieme in un video a sé stante. Adesso vado a sbloccare il Red Mage. Il Red Mage si trova proprio in questo piano della città di Ulda, ma al mercato, quindi dovrò andare a cercarlo. Vediamo un po' se è già segnata sulla mappa. Infatti è qua. Quindi io ci metto un segnalino per raggiungerlo senza perdermi. In questa città tentacolare, in questa ragnatela di strade, ho un sacco di mosse di cui poi cercherò di capire il senso e il significato. Ed eccoci arrivati vicino al mercato. Il Red Mage è stato il mio job in Final Fantasy XI. Mi piaceva parecchio e lo usavo per lo più come guaritore, anche se aveva delle proprietà comunque da combattente da non sottovalutare. Infatti poteva aggiustare sia le magie d'attacco che quelle di difesa, diciamo meno potenti, però comunque le aveva. Però aveva anche delle magie tutte sue, delle magie in particolare di incantamento. Era di fatto un supporter, aiutava. Innanzitutto incantava le proprie armi con l'energia elementale, poi lo faceva anche con tutti gli altri membri del party. Era un personaggio in grado, con il giusto subjob, per esempio col ninja, di fare da solo potenti nemici, perché era in grado di curarsi e combattere. Magari ci metteva un sacco, però riusciva a farcela. Abbiamo a che fare con una ragazza che sembra affranta. Vedete che di nuovo abbiamo la pietrina, l'anima, diciamo, il primo stocco, quello di livello 50, e poi la F. Accettiamo. Devo liberare sua sorella che è stata rapita da della gente orribile, fuori dai gate. Certo. Oltretutto ci vado vestito da samurai. Quindi tirerò delle abilità a caso, penso. Allora, fuori dalla città, immediatamente fuori, forse di qua. Proviamo. Non ho guardato la mappa, avrei potuto dare subito un'occhiata per vedere dove si andava avanti.
Sì, proprio qua davanti, benissimo. Avevo intuito bene le parole della ragazzina che diceva proprio immediatamente fuori dalle mura. E c'è un gruppo di... A me sembrano samurai pure loro. Ah no, sono dei maghi, ok. E c'è un Red Mage con la F bella. Ok, parliamo con la ragazza. Parte un filmato. Forse li farà fuori tutti lui perché... Difficile che mi faccia combattere in una missione in cui si sblocca il job. Vediamo se succede. Adoro il design delle armi del Red Mage. Penso che siano veramente un'idea fantastica per anche soltanto vedere le soluzioni che trovano per le armi dedicate ai vari Primal. Ecco, infatti ha fatto uno dei colpi suoi specifici, cioè quello di lanciare magie da lontano per poi... muoversi velocissimo verso il nemico, combatterlo con colpi a corpo a corpo e riallontanarsi per finire il lavoro con le magie più potenti. In questo caso mi pare che abbia tirato un flare. Poi fa un po' lo sborone, si mette a posto, prende la spada al volo che a questo punto è costituita sia dalla lama che da quella specie di sferetta. Quindi quando combatte queste due parti si fondono in un'unica arma per poi dividersi nel momento in cui lui sta castando. Red Garbed Traveler è il viaggiatore vestito di rosso. Non ci ha dato spazio di poter dire la nostra contro questi avversari, li ha fatti fuori velocemente. Si chiama Xrumtia, quindi sì, è un gatto, diciamo, è uno della razza dei Micote, come avevamo notato già dalla presenza della sua coda. Io mi chiamo Jade e dice, mi sa di qualcosa di familiare. Beh, abbiamo salvato il mondo, tipo un paio di volte, quindi... chiaro che possiamo avere una certa notorietà. Ok, si allontana, ci salutiamo in maniera molto educata. Il Red Mage in questo gioco mi sembra che almeno questo personaggio voglia far pensare di essere un maestro di etichetta, comunque un personaggio molto fine, molto stiloso. Anche nelle mosse che fa è sempre... Ha uno stile impeccabile, a differenza per esempio di altri job che tendono a essere magari un po' più selvaggi nel loro modo di fare, lui invece sembra essere anche un po' spocchioso a volte. Eccoci arrivati, parliamo con la ragazzina preoccupata che comunque ci ringrazia anche se in realtà ha fatto tutto Xrun. Ok, ci parla del fatto che mi pare di aver capito che ad Alamigo ci sia un gruppo di combattenti come lui, che si chiamano i duellanti cremisi, Crimson Duelist. Salutiamo queste giovani fanciulle e se ne va anche lui. E quindi dove andiamo a recuperare tutto? Probabilmente dovremmo andare dove lui... Vive, in questo caso lui abita a Central Tanalan. Bene, andrò direttamente al teletrasporto lì vicino. Anche se avrei potuto uscire direttamente dalla città e farmi anche due passi, comunque, io sono pigro. Ok, siamo arrivati. Mi devo muovere. Non ho ancora la mount selezionabile, però sono talmente vicino che non mi costa nulla. Vedo che il suo rifugio è questa locanda. Questa locanda che tra l'altro è sistemata sotto un enorme macigno. Ecco, The Coffer and Coffin. Bene. Andiamo avanti con la missione, non c'è un completamento. Esatto, allora... Lui si ricorda del nostro nome perché noi siamo stati degli eroi, quindi si ricorda che Alizée aveva parlato di Jade. Alizée, infatti, aveva avuto a che fare con i Maghi Rossi perché a un certo momento della sua vita
ha cambiato job ed è diventata Magarossa, probabilmente proprio perché ha avuto a che fare con questo personaggio. E Alisei ha sempre parlato molto bene di noi, parlando quindi di una persona, di un eroe dal grande coraggio, dalla grande forza. Quindi direi che sono assolutamente degno di avvicinarmi alla Red Magic. In questo gioco il Red Mage è considerato un caster, un DPS, quindi ha perso un pochino la sua configurazione da mago curatore, anche se c'è da dire che ha magie di cura e ha anche il Rise, cosa che era prima soltanto a disposizione del summoner tra i DPS. Ha perso anche un pochino l'aspetto del combattente, anche se tra le sue mosse ci sono svariati colpi in corpo a corpo, quindi diciamo che hanno riassunto in questo PG, pure creando un DPS caster, un po' tutti i luoghi comuni che erano stati fatti, creati sul Red Mage nell'arco di tanti giochi di questa serie. Quindi parliamo con lui per concludere e finalmente, sì, voglio diventare un Red Mage. Finalmente potremo mettere mano alla prima F del Red Mage. Questa completata, verrà la scritta al centro. Red Mage Unlocked. Benissimo. Allora, come vedete, ho già preso l'achievement. Sarà lui a darci la missione di livello 50 che inizierà la serie di quest. Andrò quindi a togliere. Adesso vediamo un pochino. Mi creerò un altro set che lascerò al Red Mage. Andrò a scegliere l'arma dal mio inventario, pieno, pieno, pieno di roba che devo togliermi perché se no non c'è spazio per le cose che droppo. O anche, per esempio, un'arma della Kurtana. Ok, ecco questa qua. Questo è lo stocco che mi farà diventare Red Mage, lo vado ad equipaggiare. Vedete che di nuovo il mio PG torna a essere nudo, ma vado nell'inventario a cercare la cassa dove è custodita la F, eccola qua, la uso. In questa maniera avrò tutti i pezzi a disposizione, potrò fare vediamo se ottimizza, me li fa. Sì, me li mette. Ho sempre la sensazione che mi possa mettere delle armi provenienti da altri job e non la F, perché il Red Mage condivide le armi con i caster. In questo caso è stato creato un set esclusivo per i Red Mage, quindi troverò assolutamente questo come equipaggiamento ottimale. Allora, vedete che sfoderando la spada mi si crea questa specie di cristallo che in alcune mosse poi verrà montato sulla spada come prolungamento dell'elsa in pratica e mi permetterà di combattere magari con una spada forse più potente. Comunque diciamo che questo poi a livello di gioco non serve a nulla, è solo una questione estetica, però mi entusiasma questa duplicità dell'arma del Red Mage. Ovviamente il gioco mi suggerisce il gauge che mi fa vedere appunto la salita delle due tipologie di magie, quindi quelle legate alla magia bianca, quindi in realtà sono le magie di attacco tipiche del White Mage, come possono essere lo Stone o l'Aero, e il Black Mana invece è tirato su dalle due tipiche mosse elementali del Mago Nero, quindi il fuoco e il Thunder. In questa maniera, in pratica equilibrando queste due barre, potrei utilizzare al meglio le capacità del gauge, cosa che cercherò di imparare eventualmente andando avanti con questo job, che adesso sta prendendo acqua e quindi il suo vestito si sta bagnando e ha un effetto bagnato, perché in questo gioco c'è l'effetto bagnato dovuto alla pioggia. A questo punto questa piccola sezione dedicata ai nuovi job si conclude. Più avanti realizzerò dei video dedicati ai vari job, quindi a tutte le quest relative al loro evolversi, quindi anche Samurai e Red Mage saranno all'interno di questa serie di video. Dopo questo non mi resta che salutarvi e rimandarvi ai prossimi video. A presto, ciao ciao ciao!